Sono stanca della cultura dello stupro, della mentalità dello stupro, delle pagine di Facebook pro stupro. Sono stanca dei milioni di persone che firmano quelle pagine con i loro veri nomi, senza vergognarsi. Sono stanca delle persone che domandano il loro diritto allo stupro su quelle pagine, appellandosi alla libertà di parola o giustificandosi con la frase «è solo un gioco». Sono stanca della passività degli uomini buoni. Dove diavolo siete? Vivete con noi, fate l'amore con noi, siete nostri padri, nostri amici, nostri fratelli, generati, amati, per sempre sostenuti da noi. Quindi perché non vi sollevate insieme a noi? Perché non puntate dritti al centro della follia che si sta violentando ed umiliando? Sono stanca del fatto che alcune donne ancora tacciono riguardo allo stupro, perché sono state portate a credere che sia colpa loro, che loro abbiano fatto qualcosa perché accadesse. Sono stanca di tutti coloro che negano ad una donna che è stata stuprata il diritto all'aborto. Sono stanca di questa cultura dello stupro, in cui i privilegiati, con poteri politici ed economici, possono prendere quello che vogliono, quando lo vogliono, nella quantità che vogliono, ogni volta che lo vogliono. Sono stanca di essere, anno dopo anno, stanca degli stupri. Sono stanca di persone che non capiscono che lo stupro non è un gioco. E sono stanca di sentirmi dire che non ho senso dell'umorismo, che la maggior parte delle donne non ha senso dell'umorismo. Al contrario, la maggior parte delle donne che conosco, e ne conosco parecchie, sono dannatamente divertenti. Semplicemente non pensiamo che un pene non richiesto infilato dentro al nostro ano o alla nostra vagina faccia piegare dalle risate. Sono stanca che mi chiedano di essere educata e corretta nei confronti dello stupro e degli stupratori, per non disturbare, per non creare troppo scompiglio. È passato troppo tempo, siamo state troppo a lungo incomprese. Basta, 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 basta!